In questo nuovo episodio di Salva il Mondo. Oggi andremo finalmente a iniziare la nuova pagina degli incarichi di Tavolaccio, ovvero pagina 5, e abbiamo da fare la difesa del Tavolaccio numero 3, con il premio, quello che ci è sempre piaciuto, di 100 V-Bucks. Sarò in compagnia di un amico che è Broom per completare questa missione, ma come sempre, prima apriamo il nostro lama. Allora, vediamo quale vado ad aprire. Il lama plus. Vediamo Oh un po'. yeah, breaking it in. Tristezza, trovo un cecchino verde. C'è il lama gratuito oggi? No. Allora, partiamo subito. Allora, registro incarichi, quello giornaliero. Fare kill con il cecchino. Tanti auguri. Allora, la lobby l'ho messa privata, ok. Ah, hai preso la coniglietta. Chi? Tu. Sì. Io raga, ditemi voi chi prendere, ho un bel po' di oro. Ne ho 60.000. Ditemi voi chi prendere. Sono indeciso tra questa qua, le conigliette. Questa dov'è? Questa qua, che secondo me è molto carina, coniglietta Penny. Poi lui, questo e il pirata l'ha cambiato. Mari ladra di energia. What? Superste. Oh, ma sono interessanti le nuove armi. Rame Valvassore. Ma che razza di arma è? Uccidi di precisione, cattivissimo. Allora, innanzitutto andiamo a vedere come sarà sto tavolaccio a livello 3. Speriamo sia fattibile in 2. Io magari metto un attimo la ricerca dei superstiti. Sì, dei superstiti, degli aiutanti. Vediamo se arriva subito qualcuno. Allora, allestisci lo scudo antitempesta, una base operativa fissa nella battaglia contro la tempesta. Allora, se non mi ricordo male, io avevo lasciato la prima, cioè quella principale è sotto. La seconda l'avevo messa sopra. E quindi la terza devo cercare di metterla più o meno vicina. Perché sennò qua andiamo alla rincorsa. Potenza e difendi. Usa le risorse delle missioni completate per espandere il tuo scudo antitempesta e sbloccare nuove missioni. Fino a qua tanto raga, alla fine è praticamente uguale, solo che qua devi usare armi un po' più forti. Io adesso devo sistemarmi le mie perché le sto finendo. Allora, posiziona l'amplificatore sulla piattaforma aperta. Ok, allora io c'ho A sopra. Questo centrale. Vediamo dove mettere l'altro. Se mi dai per costruire, ti do una mano. Aspetta, aspetta. Tranquillo. La metto qua, dai. C'è un qua il B. Che dici? Hai detto B. Ok. L'ho messa qua. Mettiamo un minimo di barriera. Adesso ti... Ma credo che c'hai già i poteri, eh? No, non c'è. Ah, allora ce l'avevi su tavolaccia. Sì. Su pietralegno. Vai, esatto. Se voglio costruisci te, io vado a darti i poteri. Ottimo, mi sono già fatto danno alla caduta. Allora, modifica permessi. Broom, ok. Mettiamo... aspetta, assiste. What? Ma perché non mi fa fare... Non mi fa mettere... l'assistenza. Quindi sempre forza, li dobbiamo fare per forza in due, sai? Sì, dobbiamo farlo per forza in due. Allora, raga, vado a mettere un po' di trappoline. Ah, forse per come sono la lobby privata. Per questo. Sì, mi sa per quello. Avendo messo la lobby privata siamo costretti in due. La vedo molto difficile, Broom. No, ce la facciamo, dai. Allora, io creo un po' di trappole. Tu sei voglia solo di potenziarli, che io ho poco legno, ho poco ferro. Allora. Non ne ho tantissimo di ferro, se no dovevo andare nel deposito a prenderlo. Però... Trampolino per giocatore, what? Ok, io ho creato tipo una trentina di trappole.
Allora, qua di sicuro se ci attaccano qua attaccheranno da sopra. Arriveranno da qui, quindi questo sarà uno dei più importanti. Ok, poi devo fabbricare quella roba che mi pare colpi dall'alto. Ah, ho finito i materiali. Buono, ma di cosa? Ah no, lo zaino pieno. Allora, mettiamo qualche trappolina così. Allora, io comincerei a farlo Dove sei? partire. Dove sei? Sì, per me si può fare. Potenziato un attimo qui. Tanto qua sappiamo che scendono da qua sotto. Quindi mettiamo una e due. Vai, partiamo nel mentre, così ce la gestiamo. Allora, fammi cambiare solo arma. Dov'è la mitraglietta quella nuova? Qui non mi ricordo bene da dove arrivano. Livello 28, dai, prendo anche il lanciamissili. Si parte? Ok. Ah, aspetta che... Sì, non avevo chiuso il tetto sopra. Sopra il tetto non l'ho chiuso. Ah, perfetto, dall'altro lato. Lascio un attimo a te che piazzo un paio di trappole. Tranquillo. Trappole, se vuoi qualcuno la posso costruire. Non tantissimo, ma qualcuno la posso costruire. Devo mettere quelle dall'alto, ma non ne manco una. Ce li ho io dell'altro, costruisci. Questo qua. Ok. Adesso mi sto spuntando in mano da robottino. Io non ci fino un po' alto. Arriva chi? Un zombie non... Vai, dobbiamo correre subito su. Corri. Oh, sono rimasto incastrato in una pianta. Ok. Perché su mi sembra Sto che la arrivando. situazione è tragica. Cioè mi sembra che non c'è niente, infatti. Arrivano da sud. No, ma non dovrebbe essere un problema perché lo spazio è relativamente poco, quindi in realtà salgono solo da punti prestabiliti, quindi da qua, esattamente. Quindi il problema è che sparano anche dall'alto.
Ecco, quello dell'altro devo piazzarlo, arrivo. Devo costruirla veloce. Dove, dove? No, ho sbagliato. Fare il tipo di mattino io. Ulla. Che dolore. Fanno male, sì, decisamente. Devo scappare. Ecco. Ce l'abbiamo fatta. Another wave coming soon. Prepare for an attack from the north. Allora, onestamente questo fosse più difficile. Poi adesso vediamo cosa succede qua, Qua arrivando a nord, quindi io piazzo così. Dovrebbero arrivare da nord. Costruisco altre due cose. Ah, da qua arrivano. Ci fai uno dall'alto. Ah, questa dura di più. Mettiamo. Ok. Ma dopo che tiro un po' orribile. Oi, oi, amico, aspetta. Lo senti? Usti quanti sono. Cecchino un po' più decente. Sarà questo. Padre, ho bisogno di mano. Lo so. Non sei l'unico. Arrivo io. Sono alle prese con quello gigante. Ok, dai. Mi hanno ucciso, però sono riuscito a fare quello gigante. Ok, adesso uso il respawn, non ti preoccupare.
Arrivo, arrivo. Ok. Hai una guarnigione? Cosa? Ah, vabbè, pensavo, ti ho chiesto se avevi una guarnigione, ma è finita. No, è ben finito, pensavo ben finito. Altro, pensavo ci fosse un altro. Vediamo un po'. Almeno livello 5, credo, 4 o 5. Vediamo un po'. Ok, livello 2. Livello 3, livello 4. Dai, 4 e mezzo. Già, in teoria, raga, dovrebbe avermi dato 150 V-Bucks. Adesso vediamo appena torno alla base cosa mi lascia. Perché mi dovrebbe dare i 100 per la tavolaccia, i 50 perché sono riuscito all'ultimo a fare quella delle 300 kill col cecchino. E anche qui 50 V-Bucks, però già 150 V-Bucks per una missione che sarà durata sino a 20 minuti, ben venga. Adesso vediamo poi cosa sarà la missione dopo. Tra l'altro, raga, non vi ho portato la missione precedente che aveva a che fare con delle strutture radiofoniche, perché non aveva senso. Cioè, dovevo solo andare in giro per la mappa a cercare 5 chiamiamoli 5 cartoni. Dovevo andare lì a premere Cerc, boh, finita la missione, quindi ho detto va, questa non penso di portarla. E sono andato direttamente sulla tavolaccia questa qua. Ho detto, cioè, vediamo le ricompense, sono poche, però vediamo un po' cosa ci ha dato. Allora, 3 mini lama. Ok, 50 V-Bucks. Guarda che belli che sono. Wow, here is a compliment. Eccoli qua, gli altri 100. Quindi sì, raga, ci ha dato 150 V-Bucks. Sblocca il secondo slot della moto da cross. Slot aeromobile. Barca remi. Squadre. What? Ok. Allora, raga, la prossima missione è completa un forziere tempestoso. Una missione completa con successo in una zona 28. Si sale di livello. Detto ciò, raga, vi richiedo nuovamente di consigliarmi voi chi prendere come personaggio tra questi qua. Posso prendere anche più di uno, tanto ho tanto oro lì. Quindi non l'ho mai usato, se non sbaglio. E così poi ci becchiamo direttamente prossimamente con il nuovo episodio, dove andremo avanti con questa missione che si chiama Virgolette, tra l'altro. Grazie mille a tutti per la visione e alla prossima. Ciao ciao!